Siamo con Stefano Parisi, oggi è stato uno dei protagonisti del Futur Forum. A lui chiediamo: è più facile o più difficile innovare il paese o innovare la politica? No, il paese per fortuna si sta innovando da solo, è molto più difficile innovare la politica, che resiste molto all'innovazione, perché la politica è uno dei tanti luoghi nei quali l'innovazione fa molto fatica a entrare. Lei ha fatto l'esempio di uno shock che potrebbe, insomma, ridare un impulso alla società. Ci può spiegare questo concetto? Ma credo che oggi l'Italia sta in una situazione di gravissima crisi strutturale. Non cresciamo in produttività, abbiamo un'amministrazione pubblica burocratica soffocante, un sistema fiscale inefficiente, soffocante anch'esso. Dobbiamo risolvere questi problemi non più con politiche graduali, ma con politiche shock. Nel senso, dobbiamo trasformare la pubblica amministrazione in modo profondo, dobbiamo cambiare il modo con cui facciamo le norme, le leggi. Dobbiamo ridare responsabilità alle amministrazioni, serve una grande cura shock che porti però sviluppo, non aumento di tasse, ma aumento di crescita di posti di lavoro.